Buongiorno e bentrovati a una nuova live, la prima del 2023 e la prima con il nuovo brand Trend Sanità, che racconta l'evoluzione di policy e procurement in healthcare in una testata che col tempo si è aperta a tutti gli aspetti delle politiche sanitarie e in particolare ai temi dell'innovazione. Oggi parliamo di sanità digitale dal PNRR al territorio. Alla salute è dedicata la missione 6 del PNRR. Il piano stanzia 15,63 miliardi in totale per le due componenti della missione. La prima, reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, con 7 miliardi di stanziamenti. La seconda, innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale con 8 miliardi e 63 milioni di euro. Insieme al DM77, il PNRR disegna una sanità territoriale tutta nuova. In campo, case della comunità, centrali operative territoriali, ospedale di comunità, infermiere di famiglia e di continuità assistenziale. Cambiano i ruoli e i rapporti fra tutti gli attori. Maggiori compiti ai distretti, una posizione centrale per gli infermieri e un'inedita integrazione con il lavoro dei medici di medicina generale. D'altro canto, il PNRR forza le tappe di un obiettivo urgente quanto complesso come la sanità digitale, tra infrastrutture, tecnologie, reti, software, privacy, interoperabilità. Non sembra facile e infatti non lo è. A un anno dal lancio del PNRR facciamo il punto per capire come in concreto gli operatori impegnati a gestire il processo stanno affrontando le sfide poste da un piano così ambizioso, con scadenze tanto serrate e stringenti, e una grande protagonista, la telemedicina. Ne parliamo con Gianmaria Mancosu, funzionario del Servizio Sistemi Informativi Sanitari della Direzione Generale Sanità della Regione Sardegna, e con Francesco Pensalfini, direttore della struttura complessa tecnologie dell'ASL Città di Torino, consigliere della Società Italiana dell'Architettura e dell'Ingegneria per la Sanità. Benvenuti. Buongiorno. Buongiorno. Come sempre, prima di entrare nel vivo della diretta, vi proponiamo i risultati dei sondaggi condotti tra i nostri lettori su questi argomenti nelle scorse settimane. Innanzitutto abbiamo domandato: quali sono i principali ostacoli alla digitalizzazione della sanità nel nostro paese? E qui ben il 38% risponde: scarsa cultura in materia. Seguono disomogeneità territoriali con il 27%, governance con il 18% e infine la privacy al 17%. Seconda domanda: qual è a oggi la priorità per la sanità digitale? Ben il 45% dei nostri lettori ha risposto interoperabilità dei dati. Seguono telemedicina con il 21%, formazione 18% e proprio il PNRR di cui parliamo oggi per il 15%. Colgo l'occasione per ricordare a chi ci sta seguendo che è possibile porre domande ai nostri ospiti usando il tasto domande e risposte che trovate nella parte bassa dello schermo. E chiedo intanto ai nostri ospiti un breve commento sui risultati dei sondaggi e che cosa avrebbero risposto loro. Prego, ingegner Mancosu. Grazie. Allora, io ho visto i risultati, obiettivamente, per quanto riguarda gli ostacoli per la digitalizzazione, sono assolutamente d'accordo. Il fatto che ci sia questa scarsa cultura in materia digitale, secondo me, è uno dei fattori che sta rallentando. Però, con la puntualizzazione, cioè è importante che ruolo ha chi deve possedere la cultura digitale. Cioè, estendo un po' il concetto, la cultura digitale non è che significa che la persona che ha la cultura digitale deve saper programmare,
fare una app o roba del genere, ma deve conoscere l'impatto che ha l'inserimento dell'informatica all'interno dei processi aziendali. E in quel caso è importante che quella figura abbia anche il potere di poter cambiare quei processi aziendali. L'altro argomento è la privacy, che magari l'affrontiamo un po' più avanti perché meriterebbe un capitolo a parte. Invece sulla formazione, su quello su cui bisognerebbe investire, secondo me non mi trova d'accordo quello che hanno fatto. Io avrei scelto la formazione degli operatori, perché secondo me è importante, più che occuparsi dell'interoperabilità, che se vogliamo è un requisito tecnologico che lascerei solo agli informatici, cioè tecnici comunque, lavorerei di nuovo sulla formazione, quindi un po' la risposta di prima, cioè sulla cultura, l'arricchimento del bagaglio culturale degli operatori. Io inserirei anche un altro punto. Secondo me una priorità deve essere la condivisione di una visione di quello a cui vogliamo tendere, di quello che vorremmo fosse la sanità del futuro e che ruolo ha la sanità digitale all'interno della sanità del futuro. Comunque ne parleremo. Ingegner Pensalfini. Buongiorno. Allora, quali sono i principali ostacoli? Questa, per seguire il ragionamento che ha fatto il collega Mancosu, concordo sulla necessità di avere una maggiore cultura, ma qui mi aggancio anche con un altro progetto, che è quello legato alla transizione al digitale, cioè fino ad ora abbiamo fatto alcuni passaggi che erano semplicemente una informatizzazione, mentre il termine più importante, secondo me, da utilizzare è fare una transizione al digitale, cioè fare un passaggio di trasformazione dei nostri processi, della nostra organizzazione, in una logica del digitale, non semplicemente di prendere quello che adesso stiamo facendo con la carta o con alcuni strumenti e di trasportarlo su un'app o su un servizio o qualche cosa. E questo qui è proprio una delle priorità e si mescola fra quelle che sono gli ostacoli e le priorità. Cioè la priorità è avere sia gli strumenti, e questo qui abbiamo visto che ci sono perché li troviamo anche in altri settori, ma soprattutto quella che è una governance, quella che è un commitment e quindi una linea di transizione verso il digitale che poche aziende, pochi enti, poche realtà hanno coperto totalmente. La stessa analisi che è stata fatta dal governo su quanti responsabili della transizione digitale sono stati nominati, quanti di questi sono effettivamente operativi e hanno un ruolo strategico e non solo all'interno di una struttura come può essere quella informatico-tecnologica, ma all'interno di quella che è uno sviluppo organizzativo dell'ente, questo trova una scarsa rispondenza. Alla luce di quanto emerso in questo inizio di dibattito, io vorrei porre una prima domanda all'ingegner Mancosu. Ci può aiutare a comprendere lo stato di avanzamento del PNRR dal punto di vista delle regioni? Certamente. Allora, il ruolo della regione all'interno della governance della sanità, diciamo che da una parte noi abbiamo la responsabilità nei confronti dei nostri concittadini di garantire il servizio sanitario e quindi i rapporti con l'ASL, i rapporti col territorio. Dall'altra parte invece dobbiamo rispondere al Ministero della Salute. Diciamo che siamo un po' tra l'incudine e il martello e adesso ci si è aggiunto col PNRR, abbiamo in più aggiunto anche l'Unione Europea che controlla come gestiamo, come governiamo la sanità. Diciamo che come progetto il PNRR è un progetto soprattutto orientato alla digitalizzazione, fortemente orientato alla digitalizzazione anche nella parte della missione 6 della sanità. Quindi noi come regioni, come abbiamo operato? Allora, l'anno scorso abbiamo firmato con il governo l'impegno, il contratto delle attività da fare, il CIS. Lì dentro abbiamo
siamo impegnati a fare tutte le attività previste nel piano e abbiamo già dato avvio alle prime iniziative previste dal PNRR, ossia quella che diciamo possiamo chiamare la costruzione dei muri, cioè abbiamo iniziato a lavorare per la costruzione degli ospedali di comunità, delle case della comunità, delle centrali operative del territorio. Stiamo lavorando per strutturare idea di primo e di secondo livello, quindi stiamo di fatto facendo tutta una serie di lavori che infrastrutturano quello che poi diventerà la sanità del territorio, così come è stata prevista dal DM 77, che ha appunto definito quali ruoli devono avere queste nuove strutture. Poi abbiamo puntato invece sulla parte dell'informatizzazione della sanità, quindi lo dicevamo prima, ci sono diversi investimenti che puntano a costruire un fascicolo sanitario che funzioni, una anagrafica, che non sempre viene citata, un'anagrafica nazionale che è condivisa e che come riferimento unico all'interno di tutta la sanità pubblica, un'anagrafica sanitaria ovviamente nazionale, tutta la formazione verso gli operatori sanitari che vanno, normalmente lo si dedica ai medici, invece in questo caso ci sono figure nuove che vanno formate, per cui parliamo degli infermieri di comunità, ad esempio, dei medici di continuità, scusate, dei medici di comunità. E poi la telemedicina, lo stesso grande braccio della riforma. Col DM 77 inoltre abbiamo dovuto anche lavorare per ristrutturare, ripensare come gestire la sanità all'interno delle regioni. Ad esempio noi avevamo fatto 2 anni fa un piano triennale della sociosanitario e l'abbiamo ripreso per mettere dentro queste nuove strutture e inserirle nei processi socioassistenziali. Sui processi in particolare c'è la partita successiva, cioè col PNRR noi siamo stati chiamati proprio a costruire le infrastrutture e a investire nell'informatizzazione, nella digitalizzazione spinta dei processi, ma è importante ridefinire i processi e stabilire come questi nuovi strumenti vanno integrati all'interno diciamo dei cammini di cura o di gestione, di presa in carico dei pazienti. È importante in questo caso, ed è la partita successiva che ci vede coinvolti un po' tutte le regioni, è proprio quella di definire come utilizzare queste strutture, quante risorse allocare nelle varie strutture. Abbiamo delle indicazioni, ma poi ovviamente ogni regione deve fare i suoi conti, perché dipende ovviamente dal bisogno di salute della popolazione, dalla logistica delle strutture, dalle sedi disagiate, insomma ci sono parecchi parametri da tenere in considerazione. Per ora siamo nella fase realizzativa, adesso partiranno tutti gli appalti, qualcuno è già partito appoggiandosi molto ad esempio alla centrale di committenza Consip, sono già iniziati tutte le varie interlocuzioni con i fornitori, insomma si va a testa bassa e pedalare, perché le scadenze sono molto molto stringenti. A proposito di scadenze e impegni, vengo dall'ingegner Pensalfini per chiedergli, nella sua esperienza, quali sono al momento i principali nodi ancora da sciogliere in ambito di sanità digitale? La domanda è ovviamente molto ampia, perché se siamo qui a fare ancora una serie di progetti, a dover investire in questo contesto, vuol dire che abbiamo ancora un percorso importante davanti. Secondo me c'è un'attenzione che deve crescere ancora rispetto ad altri settori dove l'investimento nella transizione digitale è stata più importante, e quindi in sanità questo aspetto che evidenziavo prima in termini di cultura
di cambio organizzativo e di sviluppo. Ci sono alcune criticità che in questo momento dobbiamo superare, che riguardano un po' il mercato dei servizi e dei fornitori che abbiamo in Italia, che ha una serie di criticità legate a soluzioni non sempre interoperabili. Quindi questo qui riguarda anche un po' come mai diverse persone hanno risposto al questionario dicendo che la priorità è l'interoperabilità, perché è sicuramente un punto critico, un punto di difficoltà, perché abbiamo diversi sistemi. Nell'ambito della sanità digitale, con il progetto PNRR, riprendendo quello che diceva il collega Mancosu, c'è anche un aspetto di legare Consip, gli accordi quadro, le convenzioni che sono state fatte e che sono anche l'unico strumento in questo momento che le aziende sanitarie possono utilizzare a valere come spese e rendicontazione sul PNRR. E questo qui è anche un elemento in cui queste convenzioni, questi accordi quadro sono un po' in esaurimento, un po' coprono una parte importante delle nostre esigenze, ma sicuramente non la totalità. E quindi le aziende sanitarie e anche le regioni devono individuare anche percorsi che possono favorire la realizzazione degli obiettivi con i tempi stretti, cadenzati, che poi semmai analizzeremo e che dovremo rispettare da qui a brevissimo. Vedo che stanno già arrivando, ma ricordo a chi ci sta seguendo che è possibile porre domande in diretta ai nostri ospiti con il tasto domande e risposte che trovate nella parte bassa dello schermo. E torno per la prossima domanda dall'ingegner Mancosu. Oltre che in Regione Sardegna, lei ha lavorato a lungo in ambito di digitalizzazione della sanità per la conferenza Stato-Regioni. Pensa che il PNRR possa essere realmente l'occasione per superare i gap territoriali che affliggono il nostro paese? Qua bisogna crederci. La conferenza Stato-Regioni è il luogo dove si verifica, dove si concretizza, diciamo, quello che possiamo chiamare decentramento amministrativo. Praticamente è il luogo dove lo Stato e le regioni si incontrano per trovare un'intesa o mettersi d'accordo, insomma, su qualche punto, in particolare sulle materie di competenza concorrente come la sanità, in cui lo Stato e la regione uno stabilisce quali sono gli indirizzi, le regole generali, e l'altro poi invece deve concretizzare. Questo però è un organo politico, quindi in realtà noi lavoriamo come funzionari regionali all'interno delle commissioni, in questo caso la Commissione Sanità, che ha un tavolo tecnico, e sul tavolo tecnico ci spendiamo, diciamo, tra regioni per cercare di trovare la quadra, e sul PNRR ci stiamo incontrando ormai 2 o 3 volte la settimana sui vari argomenti, sui vari filoni. In questi tavoli partecipa anche il Dipartimento per la Transizione Digitale, che è una delle strutture cardine che porta avanti il PNRR e che coordina un po' l'attività di tutte le regioni, diretto da Miserendino, grande Miserendino, che in realtà lui veniva dall'Emilia Romagna, poi c'è stato preso in prestito dal Ministero perché potesse guidare questa transizione. Quindi avere persone di grande competenza nei punti chiave, torno a dire, è molto importante per il successo dell'iniziativa. Questa del PNRR è un'occasione, secondo noi, unica, perché abbiamo veramente tantissimi soldi da investire per il digitale che non ci sono mai stati e che probabilmente non vedremo mai più. Probabilmente non sono sufficienti per fare tutto quello che vorremmo fare, perché alcune cose sono obiettivamente molto costose. Però è importante crederci, è importante sfruttare l'occasione e fare in modo che gli investimenti che facciamo adesso rendano la possibilità, cioè facciano, che sono economia, o rendano il modello più efficiente, in modo da consentirci di farlo diventare un investimento strutturale, che renda più sostenibile questo modello, insomma, della sanità pubblica.
Bisogna cogliere l'occasione senza farci tentare da una cosa su cui noi della burocrazia italiana, diciamo, siamo abbastanza bravi, che è quello dell'adempimento. Cioè, è importante in questo caso privilegiare il risultato più che fare quello che ci viene chiesto, cioè l'adempimento. Purtroppo non sempre va così. Faccio un esempio, ma giusto così, tanto per farmi capire. Cioè, noi abbiamo ad esempio due regioni, una che è molto digitale, tecnologicamente avanzata, e un'altra che invece è un po' indietro. Cioè, voi dove investireste i soldi? È una domanda retorica, ovviamente in quella che ha meno, che è meno, che è un po' più indietro, no? E invece il PNRR stabilisce che vada quella con più abitanti, cioè che no, non c'entra assolutamente nulla. Però non importa, ci sono queste, c'è questa occasione, quindi noi su questo ci contiamo molto e cerchiamo invece di capire cosa succederà una volta che gli strumenti che questo PNRR ci mette a disposizione saranno concretizzati veramente nelle nostre disponibilità. Faccio un altro esempio. Una delle cose da realizzare è questo ecosistema digitale della sanità, che è una parola fantastica perché vuol dire che noi ci vediamo all'interno di un ambiente, cioè l'ecosistema richiama ovviamente i valori ambientali, ambientalisti anche. Ma che cos'è? Cosa contiene? Questo purtroppo non è stato esattamente definito. Infatti anche il garante della privacy, insomma, ha dato un parere un po' negativo perché ha detto, sì, volete fare questo ecosistema, mettere dentro tutti i dati sanitari di tutti i cittadini italiani, però occhio, perché lo state facendo? Cioè, quali sono poi i criteri con cui li proteggete questi dati? Insomma, è sempre, il garante è sempre molto attento su questo, ovviamente, però è importante, quindi ha messo in evidenza proprio il fatto che è un po' un sogno, è un po' qualcosa di molto grande, che probabilmente, anzi, quasi certamente riusciremo a realizzare, ma che poi ci porrà ulteriori domande, tipo, ok, adesso ho tutta l'informazione della sanitaria di un cittadino, come la utilizzo? Concretamente, noi nel fascicolo sanitario elettronico, che ha avuto un impulso pazzesco grazie al Covid, perché adesso ogni cittadino ha un sacco di documenti nel fascicolo sanitario, però chiediamoci, ok, adesso che abbiamo tutti questi documenti, i medici stanno entrando nel fascicolo sanitario del cittadino, del proprio paziente, per vedere quali sono i documenti che hanno a disposizione? Purtroppo non lo stanno facendo perché non è entrato all'interno dei processi di cura. Quindi, ok, digitalizzare, ok, puntare sulla sanità digitale, lavoriamo anche però sulla formazione e sulla cultura digitale degli operatori, dei medici. Ho ancora una domanda per l'ingegner Pensalfini. Quali sono gli obiettivi principali che si è posto nel coordinamento delle tecnologie dell'ASL di Torino? Gli obiettivi sono di un forte coordinamento anche con il livello regionale, perché uno dei grossi cambiamenti, e mi fa piacere proprio che in questo incontro di oggi ci sia un'azienda sanitaria e ci sia una regione, perché la possibilità di realizzare una sinergia all'interno di aree vaste, quindi di regioni piuttosto che di aree che coinvolgono anche più regioni, uniformando quelli che sono gli strumenti, i sistemi, consente di ottenere i vantaggi e di superare quelle che sono state le logiche che sino a un po' di tempo fa vedevano ogni singola azienda con il proprio piccolo sistema informativo, con la propria dinamica interna, portare avanti delle logiche anche interessanti, ma probabilmente limitate solo a determinate aree. Io vengo da una realtà che, cioè sono in una realtà, quella di Torino, che è l'unione, che erano prima quattro aziende, nord-est, nord-ovest, sud-sud-est, che poi sono diventate la nord e la sud, e adesso sono diventate Torino. Cioè stiamo effettivamente facendo un salto importante verso una maggiore centralità di alcuni servizi. Quello che ricordava prima Mancoso parlando di un coordinamento che arriva da Roma rispetto ad alcune linee, alcune strategie, ci consente di ottimizzare le nostre poche energie, perché sono
veramente poche energie e risorse, di portare una serie di risultati su dalla base di standard di attività comuni coordinate e soprattutto nella logica del PNRR io ritengo che sia fondamentale un coordinamento che venga attuato a livello sovraaziendale, regionale e ministeriale per definire quali sono le linee da portare avanti. È importante che siano gare Consip, è importante che siano indirizzi fissati direttamente dal Ministero, perché altrimenti il fascicolo sanitario lo facciamo partire molto avanti, altri progetti vanno sicuramente con tempi diversi, quindi questo secondo me è l'elemento fondamentale, cioè cercare, e quindi per tornare alla sua domanda, nei miei obiettivi la cosa importante che tengo in considerazione è di fare in modo che noi recepiamo quelli che sono gli indirizzi, le azioni e ci coordiniamo a livello regionale e ministeriale per attuare le diverse azioni. Forse non sono così veloci e ottimali nel breve periodo, ma danno quella visione nel medio-lungo periodo di realtà. Prima di passare alla parte di domande e risposte da parte del pubblico, vorrei chiudere con una domanda a entrambi gli ospiti. Posto che è molto difficile fare previsioni, tanto più in tempi di incertezza, secondo voi che cosa ci dobbiamo aspettare per il 2023 dal punto di vista della sanità digitale? Prego, Ingegner Mancosu. Beh, io quello che mi aspetto è tanto lavoro da fare. Sia come amministrazioni, noi, perché abbiamo tutta una serie di progetti da portare avanti, cioè da mettere a terra, da avviare, e poi tanto lavoro per i fornitori, perché pensate che nel nostro settore, come diceva l'ingegner Persanfini, non è che sono tantissimi, sono un po' i soliti noti, sono un po' grandi, un po' piccoli, un po' settoriali, però sono quelli. E devono lavorare contemporaneamente con tempi molto stretti su tutta l'Italia, quindi ci sarà veramente parecchio da fare. E poi invece per noi ci saranno da definire le nuove regole del gioco, perché entrerà finalmente magari nella fase più attuativa la riforma del territorio, il DM77, e là si tratta di stabilire, dobbiamo creare nuove professioni, c'è l'infermiere di comunità che è da creare da zero, ad esempio, oppure nuovi processi, come si prende in carico sul territorio un paziente che adesso attualmente si muove un po' sballottato tra i poliambulatori, i policlinici, nuove organizzazioni da fare, ci sono le case della comunità, cioè le case della comunità significa che devi tirare su una comunità che non è solo quella che serve, ma è quella dei medici che stanno dentro, gli infermieri, c'è lo psicologo, cioè ci sono figure anche sociali, non solo sanitari. E poi le nuove tecnologie, cioè un altro lavoro gigantesco. Cioè pensiamo ad esempio alla telemedicina, dobbiamo tirar su una piattaforma che ci consentirà di distribuire, di rendere accessibile su tutto il territorio nazionale la possibilità di mandare pazienti, cioè di essere curati a casa direttamente con la telemedicina. E sono tutte attività che ci aspettano non tanto lontano, perché dovremmo definirle tutte l'anno quest'anno, con 2023. E poi dovremmo stabilire come rendere all'interno dei processi tradizionali, come cambiarli per farli diventare dei processi avanzati digitali. Richiamo sempre il solito discorso, noi non dobbiamo digitalizzare i processi che abbiamo, che facciamo adesso, ma dobbiamo ripensare i processi sfruttando il digitale. E qua c'è sempre il discorso della cultura digitale. Cioè, un medico, non posso chiedere ad un medico come vorrebbe che funzionasse la sanità digitale, perché ovviamente non ha tutta la competenza che gli serve. Dall'altra parte, non posso chiedere a un informatico di realizzare dei sistemi per i medici perché non ha tutta la competenza di dominio, come diciamo noi, che gli serve per realizzarlo. È importante, quindi, in questa fase, riuscire a lavorare, non dico insieme, ma a essere interoperabili prima noi e poi quello che riusciamo a fare. Grazie. Ingegner Persanfini, lei cosa prevede? Ma io prevedo un 2023 che sia ancora un 2023, come si diceva prima, più di progettazione, di verifica, di analisi.
perché anche proprio nell'ambito dei finanziamenti, delle gare che ci sono in corso, delle attività che sono in corso, probabilmente cominceremo a dare qualche risultato, qualche cambiamento a partire dal 2024. Quello che stiamo vedendo anche in termini di telemedicina, di COT, quindi di ospedali di comunità, in questo momento c'è prima la fase di realizzazione, come dire, dei muri, di realizzazione delle basi, dell'infrastruttura, e poi la parte informatica la vedremo dopo. Adesso secondo me è importante fare un'attenta analisi e un coinvolgimento anche di professionisti eterogenei, come si diceva poc'anzi, per definire quale sarà il processo e quali saranno le attività. Quindi il 2023, come dire, lo vedo sì di grandissimo lavoro, perché non ci stiamo facendo mancare nulla su alcune di queste attività, ma di risultati io temo che nel 2023 non ne potremo dare tantissimi, sarà più l'attività di progettazione, che è strategica, perché come lavoriamo, come lavoreremo nel 2023 sarà influenzerà e definirà come saranno gli strumenti nel 2024-2025, e siccome non avremo tante altre occasioni come questa, dovremo riuscire a lavorare meglio adesso. Grazie. Grazie molte a voi, e partiamo subito, visto che sono numerose, con le domande che abbiamo ricevuto dal pubblico. La prima mette un po' un cappello a tutti i discorsi che abbiamo fatto oggi pomeriggio. Ci chiedono: il PNRR potrebbe essere davvero a rischio? Ingegner Mancosu, cosa ne pensa? Ma in realtà gli obiettivi previsti per il 2022 sono stati tutti raggiunti. Nel 2023 lo stesso, abbiamo la grande possibilità di riuscire a raggiungerli lo stesso tutti, per cui non è detto che sia a rischio. Potrebbe essere messo a rischio per altri motivi, ma non certo per le capacità di realizzare quanto è stato progettato, secondo perlomeno la mia esperienza. È migliorabile? Si può ridiscutere? Sì, però in realtà io proverei anche a fare quello che c'è scritto. Resto da lei, perché sempre in ambito di fondi ci chiedono: si evidenziano in questa fase difformità tra le regioni nell'utilizzo dei fondi o adempimenti che possono nel medio tempo pregiudicare il rate di sviluppo digitale in una regione rispetto a un'altra? Allora, per ora no, però il Ministero stavolta è stato, anzi il Dipartimento per la Transizione Digitale stavolta è stato molto attento a dare alle regioni degli strumenti a supporto della propria attività. Cioè, nella realizzazione di tutti i vari progetti che abbiamo dovuto presentare nelle varie scadenze, abbiamo presentato il modello, il nuovo sistema del fascicolo, il nuovo sistema della formazione, il nuovo adesso stiamo preparando quello della telemedicina. Abbiamo un gruppo di supporto che è coordinato dal Dipartimento, che ci aiuta e ci stimola, diciamo, anche quando siamo un po' in ritardo, alla costruzione del progetto. Per cui anche questo ha due facce: da una parte le regioni che hanno magari meno mezzi, magari meno personale in grado di effettuare questa attività di progettazione, hanno un supporto e quindi riescono lo stesso a ottenere; dall'altra ci danno omogeneità a livello nazionale, per cui di fatto tutti i progetti presentati dalle varie regioni e province autonome sono hanno un'impronta simile. Abbiamo lavorato su vocabolari comuni, quindi ad esempio quando abbiamo dovuto identificare il personale da destinare alla formazione ci siamo messi d'accordo, quindi che so, il personale ospedaliero è stato diviso in personale di medico, personale infermieristico, personale di altro tipo, tipo gli assistenti o personale amministrativo, ecco. Per cui non la vedo. Grazie. Speriamo che funzioni queste stampelle, speriamo che funzioni. Per ora hanno funzionato. Tra lavoro, impegno e speranze viviamo questo periodo. Però è una bella sfida, diciamo. Non era facile per l'Italia
affrontare un progetto di queste dimensioni, anche economicamente, che coinvolgesse tutte le regioni coordinatamente. Siamo sempre stati abituati ad andare ognuna contro l'altra o per i fatti nostri. Invece in questo caso è proprio stata un bel lavoro, una bella sinergia, un bel lavoro anche durante le riunioni, quando ci vediamo. Una delle parole che salta sempre fuori è coordiniamoci, mettiamoci d'accordo, condividiamo i documenti. Molti piani sono un po' la fotocopia l'una dell'altra regione, perché ovviamente abbiamo condiviso i documenti. Mi sembra comunque un buon segnale in generale, anche di avvio di nuove opportunità di collaborazione. Adesso vengo dall'ingegner Pensalfini, a cui rivolgo questa domanda che è arrivata dal pubblico. Come la transizione digitale può migliorare l'accesso ai servizi da parte dei cittadini? Vediamo in questi giorni grandi difficoltà di accesso nel pronto soccorso, di cui abbiamo parlato prima, o ai medici di medicina generale. Qui il problema del pronto soccorso dei medici di medicina generale rientra in una riorganizzazione del servizio. Il consentire un passaggio, una transizione al digitale di alcuni processi può sicuramente facilitare. Un esempio è stato anche la ricetta dematerializzata, che con la pandemia si è potuta effettivamente rendere dematerializzata con l'invio tramite SMS, tramite mail del codice, che ha rischiato il 31 dicembre di decadere, ma fortunatamente il governo ha prorogato questa misura anche per un ulteriore anno. Quindi la transizione al digitale è anche una transizione, una modalità organizzativa che cambia i rapporti anche del cittadino verso le strutture. Uno dei progetti su cui siamo impegnati noi è anche quello di consentire una migliore presa in carico del cittadino con un monitoraggio a casa, a fronte di situazioni, sintomi, episodi che possono essere lievi, considerati lievi, che non richiedono un accesso alle strutture sanitarie. Questo riduce l'attività o comunque la presenza nelle strutture sanitarie. Questo è un esempio che si aggancia alla telemedicina, che si aggancia alle nuove soluzioni. Rimango da lei perché ci viene sollecitato un tema di cui oggi non abbiamo ancora parlato, ma che mi sembra molto importante, che è quello della sicurezza. Digitalizzazione e rischio attacchi hacker. Siamo garantiti? Nel PNRR ci sono progetti ad hoc? Partiamo dall'ingegner Pensalfini e poi chiediamo anche all'ingegner Mancosu. Ma questa è la base, nel senso che l'informatizzazione deve essere una informatizzazione allo stato dell'arte, che è un discorso privacy by design, come è definito. Quindi anche gli strumenti che andremo a realizzare devono essere allo stato dell'arte, come lo sono in altre situazioni, in altre aziende. Un esempio semplice che penso dovremo attuare tutti è l'accesso che diamo via VPN in smart working o ai nostri fornitori. Deve cambiare dalla modalità username e password che abbiamo a una modalità one time password, autenticazione due fattori, come quella che utilizziamo per accedere al nostro conto corrente della banca. Quindi mettiamo dentro uno username e una password e ci serve un OTP, quindi un SMS, un codice che arriva via SMS, oppure un codice che genera l'app della nostra banca, in questo caso della nostra azienda. Dobbiamo fare un passaggio, cioè la sicurezza, la privacy, perché la privacy è l'altro elemento importante che citavamo prima, devono essere alla base del progetto dei nuovi sistemi informativi. Noi non possiamo costruire le nuove soluzioni sulla base o sulle fondamenta di sistemi informativi che abbiamo realizzato 10 anni fa. Nessuno realizzerebbe un grattacielo sulle fondamenta di un casolare costruito 20 anni fa. Questa è un po' la soluzione che dobbiamo, la situazione, la strategia che dobbiamo mettere in campo noi. Ingegner Mancosu, le sembra che nel PNRR sia sufficiente l'attenzione dedicata al tema della sicurezza?
Allora, sicuramente è prevista. Questo è già un grande passo avanti perché ci si rende conto che è uno degli aspetti fondamentali. Sulla sicurezza, la protezione, diciamo, dei dati sanitari, vorrei spendere una cosa, giusto un attimo. Il dato sanitario è un dato importantissimo da proteggere per due motivi. Uno, perché ovviamente, a differenza del dato bancario, per dire, no? Se adesso uno entra e non riesce a rubarmi i soldi, però vede quanto ho, non importa. Il dato sanitario non può cambiare, cioè rimane lì. Se io avevo quella patologia in quell'anno e lo vengo a sapere, quello rimarrà per sempre. Per cui è un dato molto importante da proteggere sempre. Dall'altra parte è un discorso di fiducia, cioè se io garantisco che questi dati che mi vengono affidati sono protetti. Non dico a sufficienza, ma sono protetti al massimo dello stato dell'arte, che è quanto tra l'altro ci obbliga a fare anche il GDPR, cioè noi dobbiamo applicare il massimo della protezione su questi dati, quindi anche lì non solo un adempimento, ma è importante veramente raggiungere il risultato, proprio perché è un discorso di fiducia. In questa maniera io sono tranquillo che tutti i miei dati sanitari, proprio per il valore che hanno, non possano essere accessibili a malintenzionati. È nata l'Agenzia per la Cyber Security Nazionale, per cui all'interno del PNRR è previsto anche una serie di iniziative e di investimenti proprio per proteggere non solo ovviamente il dato sanitario, ma in generale per inserire la cultura della sicurezza digitale su tutti i sistemi della pubblica amministrazione, che devo essere sincero, fino ad ora non ha proprio brillato per la protezione. Sicuramente anche un'attenzione anche all'anello debole, che se vogliamo, della catena della protezione del dato è rappresentato spesso dall'utente, che casca nelle mail, di phishing, no? Devi cambiare la password e poi ce la rubano e via dicendo. E in questo caso lo stesso è molto importante puntare sui sistemi, come diceva il collega, sui sistemi avanzati di riconoscimento. Quindi ben venga SPID, la carta d'identità elettronica, la carta nazionale dei servizi e tutti gli strumenti che l'amministrazione ci mette a disposizione per proteggere i nostri dati. Non è una perdita di tempo, proprio perché molte volte ci si lamenta e che cavolo, mi chiede di nuovo la password e via dicendo. Questi sono strumenti che dobbiamo utilizzare per proteggere i nostri dati. Quindi è vero che cerchiamo di rendere il più semplice possibile. Chi ha avuto l'esperienza di SPID ultimamente avrà sicuramente utilizzato il proprio smartphone e si sarà reso conto di come è sempre più facile con i QR code, con i PIN che arrivano, è sempre più facile utilizzare ed entrare nei sistemi della pubblica amministrazione. Questo è importante, riuscire un po' a calibrare l'usabilità, cioè l'attrazione dell'utilizzo dei vari siti della pubblica amministrazione con la semplicità, ma allo stesso tempo con la protezione che dobbiamo dare a questi dati così importanti. Per non sforare, Sì. chiederei, rimanendo su questo argomento, una battuta rapida a entrambi gli ospiti sul tema, quindi cultura e formazione. Il personale è uno dei punti critici per varie motivazioni. Cosa si sta facendo? Ingegner Pensalfini. Quello che si sta facendo è un forte coinvolgimento. C'è stato anche un importante cambio generazionale in questi ultimi anni. Con la pandemia abbiamo visto l'entrata di tanti nuovi operatori, sia infermieri che operatori sanitari che medici, e questi qui hanno un'attenzione particolare alle nuove organizzazioni, ai nuovi processi e quindi all'utilizzo anche degli strumenti. Quindi quello che stiamo riprendendo, perché durante la pandemia c'è stato, cioè io parlo lato azienda sanitaria che è stata fortemente coinvolta in questi ultimi quasi 2 a 3 anni su attività straordinarie. Quello che stiamo riprendendo e quello di cui si sente il bisogno ai diversi livelli è di una importante collaborazione, formazione verso nuovi processi e nuove esigenze, perché le risorse sono
sempre minori e c'è questa necessità di fare questo cambio organizzativo che viene sentito da tutti, quindi c'è il bisogno di una collaborazione, di una condivisione. Ingegner Mancosu, telegrafico sulla formazione. Allora, nel PNRR è previsto sono previsti parecchi interventi di formazione, noi ne abbiamo uno in particolare sul fascicolo sanitario, che però in realtà proprio mira ad accrescere la cultura digitale degli operatori, quindi è l'occasione, insomma, per non parlare solo di fascicolo. Stiamo parlando di un investimento che cuba circa 300 milioni per tutta l'Italia, insomma, con 300 milioni per fare formazione abbiamo grandi speranze che in questi 3 anni futuri riusciamo a allargare le conoscenze dei nostri operatori, dei nostri professionisti della sanità. Le domande dal pubblico sono molto numerose e non è stato possibile rispondere a tutte perché il tempo vola, ma insieme ai colleghi della testata lavoreremo per rispondere agli altri quesiti nei nostri approfondimenti. Per questo vi invito a continuare a seguirci su www.trendsanita.it, dove fra un paio di giorni troverete anche la registrazione dell'incontro di oggi pomeriggio. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi e vi do appuntamento per la prossima live di Trend Sanità, che è in programma per martedì 24 gennaio sul progetto Scienza Partecipata dell'Istituto Superiore di Sanità, con Domenica Taruscio, già direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità, Gaia Marsico, membro del Comitato Promotore di Scienza Partecipata, e Antonella Tarantino, che è la presidente di Disabilmente Mamme. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi, così numerosi. A presto. Arrivederci. Arrivederci, grazie a tutti.